Abbiamo visto nello scorso tutorial la combinazione semplice di due file 3D. In questo tutorial invece vedremo come unire correttamente due modelli 3D affinché il file sia corretto per essere stampato. Utilizzeremo quindi l'unione booleana. L'unione booleana è un procedimento importante da capire se hai a che fare con la modellazione per la stampa 3D. L'unione booleana è un processo che implica la cancellazione di tutto quello che è l'interno del modello 3D. Rende la parte selezionata un unico modello, un unico insieme di mesh, un'unica rete di mesh e tutte le facce, tutte le mesh interne vengono eliminate. Mesh Mixer, unione booleana. Si definisce unione il processo di unificazione di più modelli 3D in uno solo. L'unione può non risultare fattibile se le mesh non vengono gestite correttamente. Per l'unione booleana intendiamo la somma delle superfici esterne degli oggetti selezionati e l'eliminazione delle superfici interne inutili. L'unione booleana, detta anche Boolean Union, si preoccupa dell'intersezione fra oggetti, creando una vera e propria unica mesh con facce interne ed esterne, costituite nel modo corretto per la stampa 3D. L'unione booleana sarà molto simile all'oggetto che poi andremo a stampare. Questa operazione eliminerà tutto ciò che c'è all'interno del solido, eliminando errori e parti in più. Se unisco quindi due modelli 3D a sfera, le pareti che si intersecano fra loro verranno automaticamente eliminate. Nel primo esempio potete vedere come le pareti sono presenti all'interno del modello 3D. Nel secondo esempio, fatta l'unione booleana, potete vedere come le pareti interne siano sparite. Se stai leggendo questo articolo, significa che hai letto anche l'articolo precedente. Ci troveremo quindi più o meno in questa situazione. Quando importi due o più modelli 3D, ti si dovrebbe aprire la finestra Object Browser, Livelli. Se non appare, clicca nel menu orizzontale View, Show Object Browser. Ecco che apparirà la finestra che serve. Clicca anche il tasto W della tastiera e vedrai l'oggetto nella sua vera composizione, con le mesh evidenziate. Selezionando quindi i due oggetti, utilizzando il cursore del mouse e l'aiuto del tasto maiuscolo, si apre un menu verticale Edit. Clicca su Boolean Union. Cliccando si aprirà la seguente finestra e la visualizzazione delle mesh del modello 3D cambierà. Se accettiamo l'unione booleana, essa avrà effetto. Esistono alcuni casi in cui l'unione booleana fallisce. Questo accade perché la gestione delle mesh non è corretta per questa unione, ovvero la composizione delle facce o mesh non rende possibile la corretta fusione fra i due. Ecco perché vi spiego in anticipo e brevemente il Make Solid, ovvero la conversione del modello 3D in mesh disposte in modo uniforme e regolate da algoritmi diversi. Seleziona quindi solo uno dei due STL. Clicca nel menu verticale a sinistro Edit, poi clicca su Make Solid. Vedremo successivamente come realizzare nel miglior modo possibile un Make Solid, conversione a solido. Ora imposteremo i valori standard senza ragionare su di essi. Gli unici valori che cambieremo sono Solid Accuracy 150, Mesh Density 150. Clicca sul tasto Update e poi clicca sul tasto Accetta. La cosa importante da capire ora è che con questa conversione le mesh sono state ricalcolate. Le mesh o facce o triangoli sono molto più fitte e disposte mantenendo una distanza uniforme fra di loro. Facciamo la stessa cosa con il secondo oggetto scelto, poi per attivare l'unione booleana è necessario selezionare ancora entrambi i modelli 3D. Clicca sul bottone nel menu verticale Edit e poi clicca su Boolean Union. Se proviamo a prendere il modello 3D e sezionarlo, vedremo la differenza fra un semplice combina che abbiamo eseguito nella scorsa lezione e una complessa unione booleana che abbiamo eseguito in questa lezione. Se questo video ti è stato utile, condividilo, aiuterai me e farai pubblicità al mio canale, ma soprattutto sarà utile anche a qualcun altro. Alla prossima!